Ciao, sono Simone Menozzi e oggi sono ospite di Gigi a Contatto Culturale. Ben ritrovati, buongiorno a tutti con una nuova puntata del nostro consueto appuntamento quotidiano che ormai ci sta condendo le nostre giornate con dei piccoli momenti di leggerezza in questo grande momento di difficoltà per tutti. Quest'oggi abbiamo qui con noi Simone Menozzi. Ciao Simone. Ciao Luigi, grazie per l'invito. Pianista, nato a Lugano nel 1985. Simo, ti sei appassionato subito al pianoforte? Sì, e sono contento che sia una cosa che sia venuta proprio da me. Sai, magari certi sono magari spinti dai genitori, e mentre io sono arrivato a casa dopo la lezione di musica in terza elementare, e il mio maestro di allora, l'Alvaro, ha distribuito come si dice, un cartoncino, un biglietto da visita, dicendo che chi volesse cominciare a suonare piano, di chiamarlo. E io sono andato a casa dei miei genitori e gliel'ho dato e ho detto: voglio cominciare a suonare il piano. E da lì non ho mai smesso, ho studiato sempre circa mezz'ora ogni giorno. Poi c'erano le fasi dove vuoi smettere, però dopo continui lo stesso, e alla Certo. fine, quasi naturalmente, ho finito per studiare quello e sono contento. Hai un ricordo particolare della prima volta che ti sei seduto davanti a quello strumento? Non in particolare, però sai, delle impressioni, perché ho cominciato a suonare prima di fare lezione, Sì. però sai, schiacciando qualche tasto, vedendo cosa succedeva. Ma sì, è comunque sempre stata, ancora oggi, una cosa che mi incuriosisce. E questo per quale motivo? Perché è un mondo che non finisce mai, indipendentemente da che livello tu sei, o dai pezzi che hai suonato, e soprattutto poi per pianoforte. Con la letteratura che c'è sconfinata, è Certo. un bel mondo da esplorare, non si finisce mai. E tu hai cominciato quindi abbastanza così da piccolo gli studi e poi come è proseguita la tua carriera appunto di studio proprio per questo strumento? In quarta liceo, tra le cose che pensavo di poter fare nella vita, c'era la musica. E allora ho fatto l'esame d'ammissione in due conservatori, non in Ticino perché volevo andarmene. A Friburgo l'ho fatto e a Zurigo, ma ho scelto Zurigo perché mi piaceva di più il maestro. E il mio maestro Adalberto Recci, che vedo ancora ogni tanto, vado da lui, ci vediamo e gli sarò sempre riconoscente. E quindi dopo che hai finito di studiare lì a Zurigo, alla fine sei rimasto su. Sì, sono rimasto qui perché ho trovato lavoro qui e mi piace Zurigo. In tempi più allegri si può uscire, andare a Certo. cena, in fondo è una cosa per me importante, sai, di poter sempre, volendo esci, vedi sempre qualcosa di nuovo, diverso, spettacoli, concerti, Come sta appunto uscire a andando? mangiare mi piace molto. Certo, come sta andando la carriera in questo, vabbè, in questo momento sappiamo che chiaramente è un momento un po' difficile, però in generale, in questo periodo, diciamo così, da pianista, nel senso sappiamo che la carriera, il mestiere del musicista spesso non è così facile, così evidente e questo anche scoraggia tante persone che magari vorrebbero, tanti ragazzi che vorrebbero magari andare a studiare musica e li fa desistere da questa scelta. Invece tu hai perseguito questa tua idea e come ti trovi adesso? In realtà non è difficile in Svizzera se accetti, se ti piace comunque insegnare un po'. Ho colleghi che insegnano e basta, ma ho anche la maggior parte dei musicisti che conosco hanno un giorno, due o tre che dedicano all'insegnamento. In Svizzera sei pagato relativamente bene rispetto agli altri paesi e ti lascia molto tempo libero per sviluppare i tuoi progetti, preparare concerti. Quindi io ho un po'. Questi due binari, l'insegnamento che mi dà una sicurezza e un ritmo settimanale, che sono grato di questa cosa perché se non insegnassi, non so, perderei un po' un riferimento, sai, del tempo che passa Certo. e quindi preferisco quasi insegnare che avere vacanze, sinceramente. Poi c'è l'altra parte che è in quella dove sono libero di fare quello che voglio,
visto che l'insegnamento mi dà appunto questa stabilità, e quindi se mi chiedono di fare delle cose le faccio, altrimenti non devo accettare tutto, sai? E quindi niente, faccio tanta musica classica, e ho anche progetti tipo che mi chiedono di scrivere per teatro, per spettacoli, e poi ho questo progetto dove combino musica classica con la musica elettronica, che è un progetto live. Sì. Quindi, perché penso che renda di più dal vivo piuttosto che in registrazione, però chi lo sa, prima o poi magari qualcosa pubblico. Per tornare alla tua domanda, se uno piace suonare e sente che quella è la sua strada, deve farlo e poi qualcosa troverà. Chiaramente se non ti piace, se non ti vedi come insegnante, devi forse abbassare un po' l'asticella dei progetti a cui tu vuoi partecipare. E poi è Certo. sempre comunque importante conoscere la gente e creare contatti, ma quello penso un po' dappertutto. E comunque sappiamo, cioè ce l'hai detto anche tu, che hai comunque spazi, la tua carriera di musicista spazia dagli ambiti più disparati. E so, per esempio, un tema particolare, il teatro, dove comunque so che hai avuto una bella collaborazione con questo spettacolo, Un altro pianeta. Sì, Un altro pianeta è stato un grande progetto e, se vuoi, è stato un po' il culmine del lavoro di diversi anni di collaborazione col Christian Pezzati del Teatro Tan di Biasca. Io ho fatto qualche anno teatro con lui, abbiamo fatto degli spettacoli, ero anche nel suo gruppo di teatro e gli avevo già fatto diverse musiche per tanti spettacoli per bambini, oppure anche per noi due avevamo un progetto, anzi due in realtà. E lì ho fatto tutte le musiche io. Poi, come lui, facevo ginnastica nella società di Biasca e per i 100 anni della società hanno deciso, su iniziativa di Christian, di fare un musical. E quindi Ok. Christian mi ha chiesto di scrivere le musiche. I testi sono di Luca Chierigato ed è stato un progetto grande che mi ha preso molto tempo, però è stata una bellissima esperienza. Passiamo adesso appunto a parlare di qualcosa che hai già anticipato prima, ovvero questo tuo progetto di riproporre questi brani, quindi classici per pianoforte in una versione più moderna. Magari cominciamo a sentirne uno. Che cosa è che ci fai sentire? No, te ne ho mandati due, sono entrambi di Bach, tratti dal concerto in Fa minore, Sì? che è un pezzo che originariamente Bach ha scritto per oboe, se non sbaglio, e poi l'ha inserito in questo concerto. Ok, allora quindi ascoltiamo questo primo brano di Bach e poi ne riparliamo assieme. Thank you.
Ecco, Simone Menozzi, questa idea di mettere assieme, di mischiare un brano comunque antico con uno stile di scrittura e di esecuzione musicale più moderna, come è venuta questa idea? Ma è nata un po' da sola, perché negli ultimi anni, diciamo, che ne so, 7-8 anni, mi sono un po' appassionato e avvicinato sempre di più al mondo della musica elettronica, dei sintetizzatori, soprattutto quelli vecchi analogici che adesso stanno vivendo una nuova ondata di freschezza perché stanno ritornando un po' in voga. E piano piano, un po' con il computer, un po' appunto con questi synth, mi sono un po' appassionato a questi suoni. E visto che sono un pianista classico di formazione, è diventato un po' naturale sperimentare e vedere che succede a mischiarli questi due mondi. E sì, ci sono pezzi che secondo me si prestano più di altri. Certo. E tra questi soprattutto i concerti, nel mio caso per pianoforte e orchestra, noto che si prestano abbastanza perché è sempre un dialogo tra lo strumento solista e l'orchestra, che io appunto riarrangio con strumenti elettronici, chitarra elettrica, drum machine, sintetizzatori, qualche percussione. E niente, è stato un percorso interessante che mi accompagna ormai da 3 anni. E appunto l'ho cominciato con l'intento di fare concerti live, quindi ho pensato di aggiungerci anche la dimensione delle luci, le programmo anche quelle col computer, visto che quando suono ho il click, quindi le luci possono essere sincronizzate bene con la musica. E sinceramente non sono un grande del marketing, quindi non cerco tanti concerti. Però per me è importante mantenere sempre un obiettivo, quindi faccio un paio di fasi dove faccio dei concerti all'anno e quest'anno con questo progetto ne sono previsti 4 per ora. Bene, bene, noi ti auguriamo grande successo con questi concerti che sappiamo in questo momento tanti vengono annullati, vengono disdetti per colpa di tutto quello che ci sta succedendo attorno, però è giusto che prima o poi si ricomincerà e quando arriverà quel momento lì penso che ci sarà voglia da parte di tutti di ritornare con una giusta carica, ancora più carichi di prima. Festeggeremo. Esatto. E magari allora ascoltiamoci il secondo brano che ci hai proposto, sempre quindi di Bach, in questa rivisitazione di Simone Menozzi, di un brano che potremmo definire antico in una veste più moderna. Machine.
often. A synthesizer doesn't program itself. Grazie mille Simo, grazie mille Simone Menozzi per essere stato qui con noi quest'oggi e noi grazie, ti salutiamo. Grazie a te, Luigi. Ci rivediamo domani con un nuovo ospite in una nuova puntata. Ciao a tutti.